che ha protestato per un calcio di rigore per l'atterramento di Guberti. Insomma, hanno esordito tutti i colpi del mercato. Vediamo com'è andata nelle immagini firmate Michele Gazzetti. La premessa era di gol e spettacolo. La realtà del campo ha prodotto solo urla strozzate in gola. Brescia-Bari non delude sotto il profilo della qualità, ma lo 0-0 finale lascia una scia di incompiutezza per gli innumerevoli progetti di segnatura sventati ad un passo dalla realizzazione. Conte, orfano di Barreto, infortunatosi in settimana al polpaccio, sposta in avanti Lanzafame, mentre sulla sinistra c'è subito spazio per il neoacquisto Guberti. Sonetti invece preferisce rimandare l'esordio dal primo minuto di Okaka e Nassi, puntando su Taddei al fianco di Caracciolo. Nel primo tempo il ritmo è discretamente blando. La genesi di ogni azione insidiosa è sulle fasce, dove la posizione molto profonda di Guberti e Rivas è la variabile che sposta gli equilibri da una parte e dall'altra. Il primo lampo della partita è di uno dei migliori in campo, Donda, che al quinto sull'assistenza di Guberti incendia il destro trovando il tuffo plastico sulla destra di Viviano. Il Brescia prova a rispondere con la specialità della casa, il colpo di testa su calcio da fermo. Zoboli si eleva nel cuore dell'area barese, ma la sua deviazione è fuori di poco. Intorno alla metà del primo tempo le due squadre si scambiano stoccata e contro stoccata nel giro di pochi secondi. È Caracciolo a lanciare il guanto di sfida con una punizione dal semicerchio dell'area di rigore che si stampa sulla parte alta della traversa. Sul ribaltamento di fronte Donda illumina il taglio in diagonale di Rivas, che di testa costringe Viviano ad un intervento provvidenziale con la palla che danza sulla traversa prima di spegnersi sul fondo. Il doppio brivido anestetizza la partita fino all'intervallo. Il campo pesante frustra ogni azione in velocità e il predominio territoriale del Bari non trova sprazzi di fantasia. Sonetti punisce l'impalpabilità di Taddei con il cambio e scatta l'ora dell'esordio di Maurizio Nassi, l'uomo scelto dal Brescia per raccogliere la pesante eredità di Possanzini. Nella ripresa lo spartito dell'incontro subisce un'improvvisa accelerata e per 45 minuti si ha la costante impressione che il risultato possa variare. Al 52esimo una deviazione aerea di Zambrella genera una parabola sulla quale Guberti prova il destro violento al volo senza trovare lo specchio della porta. Il Bari è dilagante sulla destra, dove Rivas fa impazzire sistematicamente Martinez. L'esterno argentino del Bari catapulta una miriade di palloni in mezzo, ma gli inserimenti centrali dei compagni non trovano mai il timing giusto per battere a rete. Al 59esimo il neoentrato Nassi riesce a calamitare il pallone con la testa, ma pochi passi dal portiere la sua conclusione di destro finisce incredibilmente alta. Al 62esimo Sonetti decide di scongelare anche Okaka ed è proprio il giocatore arrivato in prestito dalla Roma a rendersi protagonista di un episodio molto dubbio in area bresciana. Intervento con il ginocchio appena dentro l'area di rigore. Guberti cade, ma Farina decide di soprassedere. A 72esimo, pochi istanti prima di lasciare il campo a favore di Kamata, Rivas si presenta tu per tu con Viviano in posizione decentrata e sulla sua assistenza in orizzontale Zoboli a salvare le rondinelle. Nell'ultimo quarto d'ora le occasioni migliori sono per il Brescia. Zambrella sperpera la prima, non riuscendo ad inquadrare la porta dopo la respinta corta di testa di Ranocchia. Il thrilling nel finale garantito da Maurizio Nassi, che si trova sul sinistro il match point dopo la sponda aerea in mischia di Mareco. L'ex attaccante dell'Ancona stampa sul palo le speranze del Brescia e sigilla uno 0-0 intarsiato di emozioni. Il Bari abbandona la vetta della classifica, ma può gioire perché, nonostante l'assenza del suo leader tecnico Barreto, ha impartito il ritmo al match con autorevolezza, ufficializzando il suo status di grande squadra. Il Brescia d'altra parte ha dato sfoggio di tutta la sua consistenza. Nassi e Okaka sembrano gli uomini giusti per tentare il salto di qualità definitivo.